Parliamo di una cosa molto interessante che mi viene chiesta spesso, e cioè in allenamento faccio dei bei punti, eh sì, in allenamento faccio dei bei punti e poi in gara non li faccio. Vabbè, questo è un assioma che capita normalmente, ma ne abbiamo già parlato tante volte, forse approfondiremo l'argomento in modo molto più mentale. Ma parliamo di Hunter e Field. Come affrontare, con che strategia affrontare la piazzola una volta che arriviamo? Beh, sappiate innanzitutto che sia il 3D che il tiro di campagna, che l'Hunter Field è completamente diverso dal tiro alla targa. È proprio un'altra cosa. C'è la stessa differenza tra la pallacanestro e la pallavolo. Due cose diverse. C'è una rete, c'è una palla, ma sono due cose completamente diverse e quindi è completamente diversa anche la strategia di approccio. Il gioco è diverso. Pur con più o meno gli stessi fondamentali, beh, possiamo dire gli stessi fondamentali tecnici per quanto riguarda il tiro, ma non proprio. Ma come approcciare alla piazzola? Cosa fare? Perché io vedo troppe volte e me lo chiedono che si arriva sulla linea di tiro, ma con tutti gli archi, non solo con l'arco nudo o con l'ombò, con l'arco istintivo, con l'arco olimpico, con l'arco nudo. Si arriva sul picchetto di tiro, si legge la distanza o si parametra o si stima, si tirano le tre frecce e se ne viene via. Beh, non funziona proprio così. Bisogna adottare una strategia un pochettino più astuta, perché ricordiamoci che la piazzola di 3D o la piazzola di tiro di campagna è un indovinello, è un enigma da risolvere, è un rebus, è sempre diverso. Abbiamo 24 piazzole, abbiamo 24 indovinelli da risolvere, non abbiamo 24 piazzole da tirare tre frecce o due frecce o una freccia. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, che in modo completamente diverso da quello che è il tiro alla targa, perché io posso tirare le mie 6 frecce a 50 metri o le mie 3 frecce a 18 metri in trance agonistico, quindi prendere un ritmo particolare che mi fa fare 3 centri o 6 centri. Nel tiro di campagna invece no, abbiamo una freccia alla volta, dobbiamo elaborare cosa è successo alla prima freccia, apportare le opportune contromisure eventuali e quindi fare il nostro dovere, fare centro. Ma ancora di più dobbiamo escogitare una strategia adeguata per ottenere un ritmo particolare completamente diverso dal tiro alla targa, che è quello di approccio alla piazzola. Quindi cosa succede? Nel tiro di campagna sappiamo benissimo che le 24 piazzole sono a 24 distanze diverse, alcune conosciute, alcune sconosciute, ma sono posizionate, così il campagna, così l'Hunter Field, così il 3D, sono posizionate in modo da avere dei trabocchetti. Sappiamo benissimo che abbiamo, se l'orizzonte è in diagonale verso destra, sposteremo l'arco verso destra, quindi tutte le frecce andranno a destra. Se l'orizzonte è verso sinistra, ci posizioneremo in perpendicolari all'orizzonte, quindi tutte le frecce andranno a sinistra. Ma le sappiamo queste cose, ma poi non le mettiamo in atto e abbiamo tutte le frecce a destra, abbiamo tutte le frecce a sinistra. Oppure nei tiri in salita, nei tiri in discesa, dobbiamo togliere metri, aggiungere metri, abbiamo fatto queste prove. Tutta una serie di fattori a cui dobbiamo pensare a quelli. Perché? Lo so, siamo stressati, il nostro stress subconscio ci porta a andare sul picchetto e a tirare queste tre frecce velocemente, in modo quasi parossistico, in modo automatico, pensando che sia il modo migliore per poter approcciare a questo tipo di tiro. Invece no, bisogna essere astuti, bisogna essere sul pezzo, fermi, pensare a quello che si sta facendo e quindi organizzare benissimo la nostra strategia. Cosa dobbiamo fare? Beh, intanto
anche se i regolamenti sono cambiati, quindi non c'è più il picchetto di stop, praticamente dal picchetto del numero, dove c'è il numero della piazzola, quasi mai gli organizzatori non fanno vedere anche il tipo di tiro. Quindi già se la piazzola è occupata e stanno tirando, noi possiamo già dare un'occhiata e capire che tipo di tiro dobbiamo effettuare, che tipo di visuale dobbiamo approcciare, se è conosciuta o sconosciuta, e quindi già lì possiamo farci un'idea e magari anche sbinocolare se dal picchetto del numero, perché se la piazzola è occupata e stanno tirando, non possiamo superare il picchetto del numero. Una volta che la pattuglia, che la squadra va a ritirare le proprie frecce, allora possiamo superare il picchetto del numero e avvicinarci al picchetto. Nel 3D, quando la piazzola va a recuperare le frecce, possiamo portarci al picchetto della fotografia, che è nelle vicinanze del picchetto di tiro. Una volta che tutti sono andati via, che la piazzola è libera e hanno dato eventualmente il libero, tutti i componenti della piazzola possono portarsi nei pressi del picchetto di tiro e quindi tutti possono vedere il tiro, vedere come viene effettuato il tiro. Se non siamo primi, non perdiamoci in questo momento, perché è importante, possiamo valutare la strategia che sta adottando il nostro avversario ed eventualmente avere un buon riscontro su questo. Quindi cosa dobbiamo fare? Già dobbiamo farci un'idea di quello che sta succedendo. Arriviamo sul picchetto di tiro, tocca a noi, arriviamo sul picchetto di tiro, la prima cosa che dobbiamo controllare è come siamo posizionati coi piedi. Come siamo posizionati coi piedi? Coi piedi dobbiamo essere posizionati nel modo migliore. Sappiamo benissimo, perché l'abbiamo già detto mille volte, che il modo più semplice per approcciare al tiro è quello di mettersi a piedi uniti, perché a piedi uniti abbiamo poca superficie a disposizione e quindi possiamo ruotare molto bene col bacino, bacino indietro se il tiro è in discesa, bacino in avanti se il tiro è in salita, bacino all'indietro se il tiro è in discesa. E a piedi uniti, credetemi, questa è una condizione che si riesce a fare molto bene e con l'allenamento si riescono ad ottenere ottimi risultati. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare la perpendicolarità del nostro tiro. L'orizzonte com'è? L'orizzonte è in diagonale, verso destra o verso sinistra? E come possiamo farlo? Mettiamo a piombo una freccia e guardiamo verso il bersaglio e vediamo se l'orizzonte è in piano o l'orizzonte è inclinato. Nel caso l'orizzonte fosse inclinato a destra o a sinistra, guardiamo se sullo sfondo c'è qualcosa che è a piombo esattamente come la freccia. Perché ci serve questo? Ci serve questo perché ci servirà poi da riferimento per tenere l'arco dritto, perché se noi abbiamo poi l'arco spostato verso destra, magari anche il nostro corpo verso destra, tutte le frecce andranno verso destra. La stessa cosa per quanto riguarda se l'orizzonte è verso sinistra, ci sposteremo verso sinistra. Quindi tranquillamente possiamo fare questo giochino qua e vedere se sullo sfondo c'è qualcosa di perpendicolare per poter poi averlo come riferimento per l'arco. Attenzione, anche se questo è permesso, qualche arbitro potrebbe scoraggiarvi sull'utilizzo di questo atteggiamento, di questa prova qua, solo ed esclusivamente nelle distanze sconosciute, perché potrebbe dire: beh, stai effettuando una parametrazione. Non è vero, è impossibile parametrare con una freccia. È assolutamente impossibile, perché non avremmo mai una sicurezza su questo movimento che cambia totalmente l'eventuale parametrazione. Ma l'arbitro, come sappiamo, è
il suo giudizio è insindacabile e voi vi dovete adeguare senza mai contestare. Eventualmente le vostre elucubrazioni le potete far mettere a verbale in un secondo tempo. Ma durante la gara l'arbitro ha sempre l'ultima parola. Non dico che ha sempre ragione, perché anche tutti sbagliamo, siamo tutti umani. Ma nelle distanze conosciute lo potete fare sul picchetto di tiro. Se la distanza è sconosciuta, questo bel giochino lo potete fare prima di arrivare al picchetto di tiro, quando non tocca a voi tirare, prima che siete nei pre, abbiamo detto che tutti gli arcieri possono stare nei pressi del picchetto di tiro, e potete comunque controllare se la distanza è sconosciuta. Se la distanza è conosciuta, lo potete anche fare sul picchetto di tiro. Ricordiamoci che le regole sono cambiate tantissimo negli ultimi anni. Si può fare ombra al proprio compagno, se il nostro compagno ce lo richiede possiamo andargli a fare ombra con un cartoncino della grandezza circa di un foglio A4, o addirittura andare vicino proprio a contatto se è richiesto e se non si dà fastidio al compagno che sta tirando, e dirgli gli impatti delle frecce col binocolo senza incorrere in nessunissima sanzione, è contemplato dal regolamento. Ok? Quindi abbiamo detto che l'importante, per riepilogare la strategia, è l'importante è avere una specie di decalogo come una sequenza di tiro, ma su quello che dobbiamo fare. Io inserisco senz'altro, dopo aver controllato, abbiamo 3 minuti per tirare 3 frecce, dobbiamo prendercele tutti quanti con grande calma, perché ogni freccia è decisiva per il risultato finale. Non siamo qua solo per vedere il volo della freccia, ma siamo qua per fare centro. È una gara sportiva, dobbiamo fare, alla fine c'è il conteggio dei punti e c'è una classifica. Quindi dobbiamo metterci nelle condizioni migliori per poter ottenere il migliore risultato. Questo è lo sport. Guardiamo il bersaglio. Io consiglio sempre, una volta che mi sono posizionato bene con i piedi, magari ho smosso un po' la terra, ho scavato leggermente per poter ottenere una posizione il più stabile possibile con i piedi, ho controllato l'orizzonte, se è perpendicolare o meno, quindi mi sono già fatto un'idea se devo fare come devo fare attenzione ad avere sempre l'arco dritto verso il bersaglio. Io guardo sempre, prima di tirare, guardo il bersaglio, guardo l'impatto delle frecce, ma anche fossi primo che non ha tirato nessuno, è una condizione che mi stabilizza il mio comportamento, è una parte della sequenza di strategia che adotto nel tiro di campagna, e mi dà il tempo di rilassarmi, mi dà il tempo di non essere stressato, mi dà il tempo di essere sul pezzo e preparare il tiro con condizione adeguata. Quindi poi effettuerò, una volta se è conosciuta solo la distanza, effettuerò il mio string adeguato. Mi sono già fatto un'idea di come devo andare in approccio sul tiro, magari un tiro in discesa, vedo di mettermi in linea, quindi col bacino spostato verso monte, in questa posizione effettuo la mia mira e tiro. Nel caso dovessi parametrare, cioè dovessi stimare la distanza con la parametrazione, sappiamo che la parametrazione la possiamo effettuare solamente nella normale sequenza di tiro, quindi solo in ancoraggio. Quindi vado in ancoraggio, effettuo la parametrazione, ok, mi sono fatto un'idea della distanza, sappiamo, abbiamo
andatevi a vedere i video su come si parametra in modo sportivo ed etico, come si stimano le distanze, ad esempio col bottone di pressione o con il rest, lo possiamo fare con il rest o con la punta della freccia. Andiamocelo a vedere. Mi sono fatto un'idea, sono sceso, mi sono fatto un'idea della tipologia di tiro, benissimo, e posso andare col mio string della distanza che ho stimato e vado a effettuare il tiro. Non mi devo mai fidare, secondo me, di cosa dicono i miei compagni di piazzola: freccia alta, freccia bassa, andate nel 4. No, la dovete vedere voi, anche per darvi un ritmo, per darvi concentrazione. Quindi munitevi tutti di un buon binocolo, ricordatevi che un buon binocolo è per tutta la vita, quindi spendete le cifre più alte che potete e andate a vedere la vostra freccia. Fatevi aiutare dai compagni eventualmente, non è che non dovete sentire. Benissimo, avete visto dove è andata bassa, avete sottostimato e nella seconda freccia potete tranquillamente dare quel metro in più per andare nel centro e ottenere il migliore risultato possibile. Ok, quindi dovete trovare una strategia tale che abbassi la tensione. Come si abbassa la tensione? Portando l'attenzione sulla risoluzione del problema. L'attenzione deve essere sulla risoluzione del problema. Il giochino è tutto lì. Se noi abbiamo l'attenzione sul dover tirare nel modo migliore, sì, questo ci sta, ma nel tiro di campagna il tirare nel modo migliore è risolvere il problema del tiro. Come tirarla, a quanto tirarla, come superare il trabocchetto che l'organizzatore mi ha sistemato per sviarmi dalla giusta via. Ok? Se avete domande, scrivete tranquillamente nei commenti, io rispondo sempre a tutti. Ciao e buon 12 più 12 e buon 3D, mi raccomando, sono gare bellissime. Ciao a tutti.